fortissimi. Esatto, più a correre che a essere un calciotto. Sì, di solito così. Oggi è il suggello di questo accordo con cui, tramite il quale la città di Roma si stringe intorno a Telethon, e devo dire sono convinto che mia madre sarebbe stata particolarmente commossa di vedere una partecipazione del genere, un aiuto del genere, perché Roma era la sua città. Sì, devi salire, devi salire. Abbiamo il dovere di darci entusiasticamente da fare per chi nella vita è stato meno fortunato di noi. Io ti do in anticipo la maglia, ti aspetto in piena forma e quindi ecco qua. E io grazie a loro che ho trovato un momento di svago, ho trovato un momento per divertirmi, e quindi invito tutti i ragazzi a uscire, a venire a vedere, a provare questo sport, e sono sicuro che rimarrebbero affascinati come è successo a me. Voglio mettere a disposizione questa mia tuta che ho usato durante queste gare, ovviamente una tuta Ferrari che fa parte di un pezzo del mio cuore, quindi sono orgoglioso di questo e grazie a tutti. Tra le cose che abbiamo realizzato ci fu uno spot no profit per la distrofia muscolare, per la malattia della distrofia muscolare, e questo spot era molto semplice, era un carrello in avanti in un bellissimo studio e dietro la scrivania c'era Susanna Agnelli che lanciava un appello molto semplice. Lei era un po' preoccupata perché non aveva mai fatto nulla di simile. Io ero un po' preoccupato perché, non essendo regista ma sceneggiatore, dovevo dirigere questa cosa. Insomma, ci trovammo tra dilettanti e fu dato il ciak. Era un semplicissimo carrello in avanti. Io mi trovai di fronte a un genio della recitazione. Sembrava Meryl Streep per quanto era brava. Era così convincente, così straordinariamente intensa. E quel giorno ho capito che anch'io, di riflesso, stavo facendo una cosa importante. Ecco, da quel giorno tutto quello che è legato a questo tipo di problematiche mi trova presente, perché Susanna Agnelli mi ha acceso una specie di cerino davanti agli occhi. Trattato di questo.